finale di 88 a 76. Si attendono i finali dagli altri campi. Intanto Avellino il suo match l'ha vinto, aumenta il divario presumibilmente sulle ultime in classifica, accorce il divario anche sulla settima, Salvatore 88-76, comunque un risultato importante per Avellino. Ma è stata una bella partita questa per Avellino, che ha avuto il merito di crederci sempre, di rimanere attaccato a questa partita, e poi alla fine ci sembra che la vittoria sia meritata questa per la formazione di Avellino, con la formazione di Venezia che invece deve sicuramente recitare il mia culpa per le troppe palle perse, per le troppe sciocchezze che ha commesso la formazione di Ciardi da Calcario. Questi sono i, ovviamente, i sostenitori della curva sud di Avellino, sì, tutto con intrepida attesa, ma io ripeto, Carmine, ormai anche i veneziani a questo punto c'è ben poco da dire, credo. Iniziano gli applausi perché si avvicina l'ufficialità, dovrebbe essere fatta. Io a questo punto attendo semplicemente che lo speaker annunci Norcino, Pini. Eh sì, ormai è arrivato. E final 8 di Coppa Italia per la Sidicas Scandone Avellino, squadra che rientra in campo. Abbracci, applausi, tutto e di più è successo in questi 40 minuti finali del girone di andata. Beh, Avellino conquista l'accesso alle Final 8 nel modo più assurdo, lo stava buttando con un derby perso in modo assurdo, e alle Final 8 di Coppa Italia la Sidicas Avellino, il basket non smette di emozionarci, Salvatore. Ma quando sono emozioni queste per i colori bianco-verdi, sono sempre belle emozioni, quindi anche questa volta Avellino approderà alle Final 8. Il nostro pensiero ovviamente va sempre al 2007, quando la formazione allora AIR vinse la Coppa Italia, è il primo obiettivo che è stato raggiunto dai colori bianco-verdi. Vediamo Becalas che è stato uno dei protagonisti questa sera. Dunque, che dire più, Carmine, siamo tutti contenti. Prendo le tue parole, questi sono episodi che possono dare un volto diverso alle stagioni. Avellino era sull'orlo del baratro nella trasferta di Capodorlando, ultimi minuti, vittoria contro Capodorlando, batte poi Venezia in casa, si ritrova anche per errori altrui alle Final 8, è tutto ancora in gioco per una stagione che si può presentare lunghissima e piena di emozioni per la Sidica. E dunque sì, abbiamo detto ormai, abbiamo detto già tutto, c'è soltanto da rinnovare i complimenti a questa squadra, e c'è da dire soltanto che adesso, Carmine, dovremmo andare anche a Milano e speriamo di rimanerci il più a lungo possibile. E allora Sidicas Avellino che va a Milano per le Final 8 di Coppa Italia, squadra che ritrova anche il feeling con il pubblico. Un saluto da Carmine Quaglia e da Salvatore Milano.